Salve amici, bentornati sul canale e benvenuti a questo nuovo video. Oggi sono qui per un unboxing vintage. Vi farò vedere tre orologini interessanti forniti dall'amico Paolo e sono tre orologi che hanno qualcosa da, diciamo, da raccontare perché sono orologi vintage e sapete che io prediligo questa tipologia di orologi. In particolare sono due Zenith e un Richard Watch, quindi chiaramente Richard Watch, marca che io mai avevo sentito in vita mia, è una delle tante, dei tanti marchi, dei tanti case orologiere, forse assemblatori sicuramente, che sono sparite negli anni, però in questo momento ci fa vedere un bel pezzettino, come direbbe l'amico Mariano di MDM Vintage Orologi, un bel nonnino esagerato, anzi tre nonnini esagerati. Quindi giriamo la telecamera e ne vediamo uno per uno insieme. Vai! Eccoci qua, cari amici. Il primo orologino che vediamo insieme oggi è questo Zenith, appunto, sporto. Molto, molto carino, con un bel quadrante virato al punto giusto. Guardate che carino che è. Con la sua coroncina, mi sembra, no, la corona non è logata, ma forse in quegli anni ci sta che non lo fossero, non tutte le corone erano logate. Ora ve lo faccio vedere. Allora, questo misura, andiamo un po' contro misura, questo è un 30 mm, anzi scusate, un 33-34. Guardate che bella viratura che c'ha questo quadrante. Allora, questo qui, vi faccio vedere, avevo già allentato il fondello, vi faccio vedere anche il movimento. Come tutti sapete, in quegli anni Zenith metteva questo plexi sul movimento per proteggerlo e per poterlo ammirare. Guardate che carino, questo monta un calibro 40 di Zenith a 17 rubini e niente, è un orologino molto 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 carino. A me sapete che queste tirature qui sono spettacolari. Guardate quello che è al polso, piccolino, molto piccolino, non 33, però diciamo 34 quasi, però ci sta, molto 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 carino. Guardate che bella cassina che c'ha in acciaio, vi faccio vedere il movimento ancora perché merita. Guardate che bel movimento, eccolo qui. Del movimento 17 rubini calibro 40 di Zenith. Questo è il primo e adesso andiamo avanti. Eccoci qua, facciamo questo secondo unboxing vintage. Allora vediamo cosa abbiamo qui. Oh, qui abbiamo un bellissimo Zenith, sicuramente Lady, perché chiaramente il diametro fa capire che si tratta di un orologino da signora. Corona a vite, diametro cassa 30-31, spessore 9. Guardate com'è carino questo orologio qui. Allora, questo è uno Zenith Captain automatico, incassa un ETA 2677 a 17 rubini che ora vi farò anche vedere. Datemi un secondo, ecco. Allora, mettiamo un attimo il cinturino e lo vediamo insieme. Allora, avevo già un pochino allentato il fondello. Vediamo il movimento di questo Zenith. Allora, eccolo qua, guardate che bel movimento, un bel 2677, 17 rubini, automatico, corona loggata, molto carino questo orologio, mi piace tanto, la donna, ma molto 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 carino. Guardate, particolare anche tenuto veramente in condizioni eccellenti. Questo è un orologio degli anni 70, guardate com'è,
Guardate che bel movimento che c'è. Condizioni spettacolari, eh? Molto, 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 molto carino. Qui c'è il suo fondello, aperto, eccolo qua. Tutto logato Zenith. Devo dire che per una signora questo è un bellissimo orologino vintage. Vi ricordo che se siete interessati dovete contattare l'amico Paolo, che vi metto riferimenti in descrizione. Ora vediamo il terzo orologio, il Richard Watch. Eccoci qua, terzo unboxing vintage. Questo è quello che preferisco, perché sì, dai, questo qui mi piace parecchio. Allora, trattasi di un Richard Watch degli anni, sicuramente anni 50, 60, forse più 60 che 50. Guardate che carino che è questo orologio qui. Cassa placcata, movimento chiaramente è un Landeron. Adesso vediamo, facciamo partire anche il crono, poi vi faccio vedere il movimento. Allora, importante quando io ormai ho un po' di esperienza su questi calibri, un po' me la sono fatta, almeno girando per i vari mercatini. Allora, l'importante è su questi calibri vedere, far partire il crono, fermarlo, e deve azzerare così, perché altrimenti vuol dire che c'ha problemi con le leve, insomma. Questi qui sono calibri abbastanza economici, però la parte cronografica deve funzionare bene. Se non funziona bene quella, insomma, diventano, non sono dispendiosi da riparare, insomma, i cambi si trovano, però è meglio che la parte, io proverei sempre la parte cronografica, che la parte tempo, insomma, va, quella è difficile combattere. Proviamo da sulla parte cronografica. Questo è un Richard Watch, ma vi faccio vedere, metto le lancette a favore. Guardate, mai sentita questa marca. Richard Watch. No, poi mi appartiene, mi chiamo Riccardo. Toccherà comprare a me questo orologio qui da Paolo. Allora vi faccio vedere anche il movimento. Un attimino che lo apriamo. Andiamo insieme. Ecco, abbiamo aperto, vediamo il movimento. Questo lo conosciamo tutti, insomma, noi amanti del vintage. Landeron. Eccolo qui, guardate che bello, e come gira bene. Quindi sono, gli orologi vanno, sono movimenti economici, poi in base anche chiaramente a che marca lo incassava, che cazzo lo girava, avevano delle finiture differenti. Questo diciamo che è abbastanza basico, non è lavorato, insomma non ha tante lavorazioni, ne ho viste anche di più lavorati, però comunque, tant'è. E questo è il Richard Watch. Ah, diciamo due misure che non abbiamo prese. 36, diametro cassa, che è un orologino che porta bene. Adesso ve lo faccio vedere indossato. Guardate che carino. Bellino, eh? Questo è proprio proprio carino, poi ha una cassa che è veramente tenuta spettacolare. Guardate com'è questa cassa qui, bella, cioè, veramente perfetta, no, ma insomma quasi. Questo è un bel Richard Watch. Molto 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 carino. Quindi, ricapitolando, oggi abbiamo visto 1, 2 e 3. Oh, guardate che carino. Abbiamo, c'è un po' di posto che c'è troppa roba. Allora, abbiamo, eccoli qua, tutti in fila. Il Richard Watch, lo Zenith Captain Lady e lo sportino. Ricordo che sono tutti orologi che sono disponibili da Paolo. Se siete interessati, vi lascio i riferimenti, lo contattate. Questo calibro 40, 26, 77, Landeron. Questo è un quadrante molto bello, eh? Molto, molto, molto bello.
veramente interessante. E niente, io spero che queste orologine vi siano piaciute. Adesso giriamo la telecamera per i saluti finali. Bene cari amici, siamo arrivati alla fine anche di questo video. Spero che questo trittico di vintage sia stato di vostro gradimento. Vi ricordo che se siete interessati di contattare l'amico Paolo della Bottega del Tempo, vi lascio i riferimenti in descrizione. Io vi ringrazio per essere stati con me fino in fondo. E niente, iscrivetevi al canale, lasciate un like se lo ritenete opportuno e noi ci vediamo presto con altrettanti nuovi contenuti. Ciao!